Ciao Samuele, ti ringrazio per aver accettato di partecipare al Tor Vergata Oriente Live e la mia esperienza a Tor Vergata. Come stai? Bene, bene, grazie Benissimo, benissimo, grazie. Non vedo l'ora di parlare un pochettino con te, di fare due chiacchiere e ci racconterai come hai fatto la tua scelta universitaria e come procede la tua esperienza qui a Tor Vergata, in particolare medicina e chirurgia, giusto? sì, infine chirurgia, sì. Allora, iniziamo subito. Come hai fatto la tua scelta? Cosa ti ha aiutato? Prova a tornare un pochettino a quando stavi finendo le scuole superiori, quindi dovevi decidere il tuo percorso universitario. In particolare, vorrei sapere se hai utilizzato degli strumenti di orientamento, come ti sei informato, come hai conosciuto Tor Vergata e come l'hai scelta, soprattutto. Certo. Allora, la scelta è stata, è una scelta che ho fatto grazie a un sogno che avevo fin da piccolo, comunque una volontà che avevo fin da piccolo, è sempre stato un po' il mio sogno nel cassetto, poter diventare un medico poi nel futuro. Sicuramente anche la mia famiglia mi ha sempre appoggiato in questa scelta e quindi poi una volta arrivato ad aver fatto la maturità, era arrivato il momento di decidere. Allora mi sono un po' informato sulle modalità, perché c'è un test a livello nazionale e il primo anno però non sono riuscito a passare il test e di conseguenza il primo anno ho fatto scienze naturali. Io sono di Varese, quindi l'ho fatto la Varese e con l'idea poi di prepararmi meglio per il test dell'anno successivo e riprovare. Infatti così ho fatto e l'anno successivo sono entrato. Tor Vergata era la mia seconda scelta su tutte le università italiane, perché appunto essendo un test nazionale bisogna scegliere, mettere la prima scelta e poi via via tutte le altre. Tor Vergata era la mia seconda scelta e è stata, allora, l'idea di mettere Tor Vergata è prima di tutto perché volevo fare un'esperienza lontano da casa, questo sicuramente, quindi in qualsiasi caso mi sarei allontanato proprio per un piacere personale. Questa cosa E la fanno tutti i ragazzi penso di sì, penso di sicuramente è un fattore importante. sì. Sì, esatto. E poi la mia scelta è ricaduta su Roma perché come città a me sinceramente è sempre piaciuta. Proprio vedendola fin da piccolo, mi sono informato sulla preparazione che davano comunque nelle varie università di Roma ed era buona, e dopodiché dovevo scegliere, e sicuramente il fatto che conoscevo dei miei amici, comunque erano in queste zone e quindi conoscevano l'università, me l'hanno consigliata per un discorso sia di comodità, nel senso che l'università è ad esempio attaccata al policlinico, quindi è Certo. una situazione molto stretta con i docenti, con i dottori. Per il fatto dell'organizzazione, che sicuramente ha un'organizzazione ben fatta, infatti le lezioni sono sempre nella stessa aula, alla stessa ora, 4 o 5 volte a settimana. E proprio per come è concepita l'università, nel senso questo. Quando mi ricordo quando ero andato a guardare il sito dell'università, spiegava proprio questa concezione anglosassone di università e questo col campus. E di conseguenza, alla fine, la mia scelta è ricaduta su questa università, anche perché mi è stata consigliata perché non era troppo caotica, magari come possono essere altre università molto grandi. Continua. No, niente, quindi questo è stato bene o male il percorso di scelta che ho fatto per arrivare fin qua. Queste, è vero, sono due caratteristiche importanti in questa brigata, sia le strutture, no? Quindi tutte le facoltà sono state costruite in un campus che occupa 600 ettari circa di terreno, quindi, con tanto verde, insomma, ogni macroarea o facoltà ha la struttura semplificata, quindi c'è uno stampo un po' del campus anglosassone e che raccoglie anche, diciamo, fisicamente all'interno delle strutture quel senso di comunità, Sì, se vogliamo. infatti ho C'è potuto meno fare dispersione, esatto.
all'interno di questo, la semplicità anche di adattarsi a una grande città come può essere Roma. Certo, verissimo, verissimo. Senti, mi puoi descrivere un pochettino, ovviamente dal tuo punto di vista, medicina e chirurgia comparata, quali sono forse le peculiarità che ti hanno maggiormente attratto? Beh, allora sicuramente allora, in medicina sono 6 anni di studi, è una magistrale a ciclo unico e allora i primi 2 anni soprattutto sono molto teorici ovviamente come dappertutto, però organizzati bene nel senso che noi avevamo tutti i giorni lezioni dalle 8 alle 2, no, 4 giorni a settimana, lezioni dalle 8 alle 2 e poi eventuali laboratori nei laboratori dell'università sempre in prossimità della nostra facoltà e quindi i primi 2 anni sono andati così. Io adesso sono al quarto anno attualmente e dal terzo anno abbiamo iniziato a frequentare anche l'ospedale. L'ospedale appunto come dicevo è proprio adiacente all'università quindi è molto comodo. Facoltà c'è il policlinico accanto. Esatto. E poi la cosa bella è che è un policlinico ovviamente universitario, ma che ha praticamente tutte le varie specializzazioni, quindi chiunque, cioè in base a poi le scelte di chiunque, tu puoi andare a esercitare, a frequentare nei vari reparti che ti interessano maggiormente. E niente, quindi La tua sicuramente. specializzazione? La mia, allora, io sto ancora decidendo, essendo al quarto anno, comunque sono improntato sicuramente alla chirurgia e adesso sto provando vari reparti di chirurgia, ho tempo chirurgia toracica e ora sto puntando un po' sulla chirurgia plastica e otorinolaringoiatria, che è sempre una bella branca chirurgica. Vediamo. Ok, scusa, ti ho interrotto, continuo. No, niente, quindi sicuramente un punto di forza di Tor Vergata è proprio questo, il rapporto stretto tra didattica in aula e didattica pratica in ospedale. Ed è la cosa bella è che ti concedono di fare tante cose, nel senso, magari non sei obbligato perché fino al quinto anno non hai tirocini impegnativi obbligatori, ma tu puoi volontariamente recarti in un reparto, dal primario di quel reparto e chiedere di poter frequentare. Loro sono estremamente disponibili e poi inizi in base alle tue esigenze, alle loro esigenze, ad andare o in ambulatorio o in reparto o in sala operatoria e poi hai proprio la possibilità, frequentando e dimostrandoti comunque interessato, di fare veramente tante cose, non solo magari reggere i muri come tante volte si sente dire. E io ho avuto l'occasione di fare semplici visite in ambulatorio, così al paziente, ovviamente sempre seguito, che poi entrando in sala operatoria a fare anche cose più importanti, partecipando all'operazione, magari facendo anche dei punti di sutura alla fine, comunque sono cose che ti insegnano e farle sul campo e non in un'aula, non su dei panichini, sicuramente aiuta anche proprio nella crescita professionale. Assolutamente. Assolutamente, soprattutto per un campo come quello medico, insomma, Esatto. possibilità di accompagnare la didattica teorica con la Sì. pratica, penso che sia veramente importante. Il difetto della didattica in medicina in Italia dicono che sia proprio questo, che c'è poca pratica. Qui devo dire che, al contrario di quello che mi aspettavo, effettivamente ne sto facendo di pratica. Bene, bene. Senti, al di là stiamo parlando di didattica, al di là di esami, tirocini, lezioni. Hai usufruito di qualche servizio extra di Tor Vergata o di medicina, attività extradidattiche, non so, penso a all'estero, il centro di studio d'Ateneo, forse laboratori, non so, qualunque cosa. Sì, allora partendo dalle cose più semplici come delle feste, io sono molto vicino a un'associazione studentesca che è Med Student e con loro si organizzano spesso tante feste anche proprio in facoltà, cioè hanno concesso di farle 2 volte all'anno e sono feste diciamo private nel senso che riservate agli studenti di medicina e a eventuali amici e sono sempre molto belle, comunque è sempre un modo per staccare un po' dallo studio intenso che dobbiamo fare. E poi altro che mi veniva
importante sicuramente è nell'estate del mio secondo anno. Io, insieme a un altro mio compagno di corso, abbiamo approfittato di un progetto che ci ha proposto la nostra insegnante di anatomia, ed è un progetto negli Stati Uniti. Abbiamo passato un mese nello stato di New York, in un paesino vicino a Buffalo, e qui abbiamo fatto in pratica un corso di anatomia su cadaveri. Qua in Italia non si può fare, mentre in America è concesso, e lì erano un corso organizzato per tante università italiane. C'erano ragazzi che venivano da Bologna, da Ferrara, da Napoli, e quindi eravamo circa una trentina tutti lì per 4 settimane. Ogni giorno si andava in questa Di università cadaveri. sui cadaveri a ispezionare. Sì, è abbastanza inquietante per uno che è strano la cosa, però è veramente tanto, tanto, tanto utile. E quindi, oltre sicuramente a questo corso che è stato utile per la didattica, ma anche aver conosciuto tanti ragazzi della mia età che fanno medicina in altri luoghi, confrontarsi, e poi, vabbè, tutta l'esperienza ovviamente di un mese in America, sicuramente utile anche a livello dell'inglese. Certo. Bene, una cosa ancora un pochettino più personale, un aneddoto, un ricordo che ti ha particolarmente colpito, quella cosa che proprio non puoi dimenticare della tua esperienza. Sicuramente la prima volta che sono entrato in una sala operatoria, per me che comunque ho il sogno di diventare chirurgo, la prima volta che mi sono ritrovato nell'ambiente è stato un misto, perché sei un po' agitato perché non sai come reagirai. Comunque è un ambiente particolare e essendo qualcosa che voglio fare, se non sai come puoi reagire, non sai se reagendo male poi non sarai in grado di farlo, o quant'altro. E poi comunque l'eccitazione di essere lì, di vedere cose che magari hai visto nei film o hai letto sui libri, il vederlo. Io di sangue sanato, Esatto. E vederlo e poterlo fare è stato veramente molto, molto emozionante, veramente bello. bene, bene. E concludiamo con un'ultima cosa, un consiglio spassionato per le future matricole, per i ragazzi che stanno scegliendo adesso il loro futuro percorso universitario. Allora, sicuramente quello di sì, dedicarsi allo studio, perché è importantissimo, soprattutto come una facoltà come questa, che richiede veramente tante ore di studio. Ma appunto per questo il mio consiglio è quello di cogliere ogni opportunità che l'università ti può dare, dal Tanto. studio alle feste, a vari congressi, anche non inerenti alla tua facoltà nello specifico, perché veramente è un mondo a sé. Sono 6 anni in questo caso o più, che sono gli anni centrali per la tua vita futura, e quindi il condividerli con altri, il fare nuove amicizie, il provare qualsiasi cosa è veramente, secondo me, quel qualcosina in più che ti può dare l'università, soprattutto da fuori sede come sono io. E quindi è proprio il provare, lo sperimentare, non perdere l'occasione e le opportunità che questo mondo ti può dare. Benissimo, allora io ti ringrazio veramente tantissimo Samuele per aver condiviso con la tua esperienza, e la tua esperienza che durerà ancora 2 anni, giusto? Sei al quarto, insomma 6 anni sono tanti, però ce l'hai Però quasi fatta, insomma, poi sì, sono addirittura d'arrivo. se sono stati anni positivi, meglio, Sicuramente. meglio ancora, insomma, quindi in bocca al lupo per il Credi. corso che ti aspetta ancora da fare, e niente, ti saluto. Ciao, grazie. Ciao, Monica.